Tutto il vasto fenomeno dell'evoluzione della medianità si connette così nelle sue zone di sviluppo per caratteristiche costanti. Mentre la medianità ad effetti fisici si muove prevalentemente per cause barontiche e con tecnica ectoplasmatica, e la medianità intellettuale incosciente si può aprire su tutte le porte e farsi organo di recezione di ogni pensiero, dal più nobile al più basso, assistiamo qui ad un processo di progressiva purificazione del fenomeno e del mezzo, e nella recezione ispirativa cosciente il fattore morale, come ho già tanto insistito, balza in prima linea, e nel misticismo non è solo condizione prevalente ma assoluta e inderogabile, tanto che esso rappresenta il vertice della perfettibilità morale e religiosa. Il fenomeno trabocca quindi nelle sue più alte maturazioni oltre i limiti, le possibilità e la competenza della scienza nel campo della fede e della religione. Per me non vi è tuttavia antagonismo se non di relatività di prospettiva e di unilateralità di punto di vista. Ma dobbiamo elevare la scienza al livello della fede. Dobbiamo usare di addentrarci senza smarrirci nel supersensorio, perché è ora che questi antagonismi tra scienza e fede, che oggi non hanno più senso, figli di visioni unilaterali e di momenti storici superati, cadano per sempre, abbandonati al passato, come cadono tutte le cose superate. Il fenomeno mistico lascia dunque indietro, sulla via delle ascensioni umane, i fenomeni medianici e, pur emergendone, se ne stacca arditamente. Entriamo così in un campo supermedianico, sia pur da questo derivante. Giungiamo così alle superiori fasi in cui il fenomeno ascende, si potenzia e si libera, ed entriamo in questa che è zona di suprema purificazione. Più in alto ancora non so, oggi almeno concepire. Mi sembra di aver toccato il vertice delle mie possibilità e del mio sogno delle realizzazioni umane.